La sicurezza dei confini è considerata una priorità del Partito Popolare, ma cosa vuol dire rivedere in concreto il regolamento di Dublino? Noi dobbiamo sicuramente controllare i confini, ma non bloccarli. Cioè la gestione dei clandestini e degli immigrati che poi diventano profughi deve essere condivisa a livello europeo. Altro discorso invece sono i confini esterni, quindi difendere l'Europa da quello che è un'immigrazione eccessiva nei confronti della Siria, di quello che è la Libia e del Nord Africa. Voi volete mettere mano al regolamento di Dublino. In verità ci abbiamo già messo mano a livello di Parlamento europeo, nel senso che la votazione è già avvenuta in plenaria. Che cosa abbiamo proposto? Innanzitutto che il primo paese ospitante non deve essere obbligato a tenere per tutta la procedura l'immigrato per attendere quale sia l'esito. Quindi cosa può avvenire? Il ricongiungimento familiare, immediatamente la ridistribuzione immediata di fare questa domanda anche in Francia, in Germania, in Austria, quindi non obbligatoriamente in Italia. E questo per noi è chiave. All'interno di quello che abbiamo approvato a livello europeo, il rimpatrio immediato nel momento in cui si definisce clandestino. Senta, qual è il concetto di solidarietà del Partito Popolare? E abbiamo portato avanti anche un piano Marshall per l'Africa. Poi da questo va controllato come danno i soldi, come vengono gestiti e come vengono anche utilizzati. Dalla Libia abbiamo adesso un maggior accordo, un maggior controllo delle frontiere, questo sì. Ma lei ha visto cosa accade in Africa e in Libia? Per adesso gli sforzi europei sono andati verso la costruzione di lager. Noi siamo anche molto pronti a vigilare dove vanno i soldi che vengono dati dall'Unione Europea. In passato secondo me sono stati fatti molti errori perché questi soldi sono stati dati anche a dei governi molto corrotti e quindi non hanno svolto quello che era la finalità. Il punto chiave è quello di essere all'interno del tavolo decisionale nell'investimento di questi soldi, come vengono investiti, non solo l'Europa vi dà soldi e poi gestitela voi, no, deve essere accompagnato quello che è un processo di sviluppo soprattutto economico e politico all'interno di quei paesi, non dei lager sicuramente. Che valutazione fate di Frontex? Bisogna fare ancora tanto, nel momento in cui si utilizza Frontex possiamo anche aumentare le risorse di Frontex, accanto a questi gli accordi bilaterali. È servito? Sicuramente è stato un punto importante, ma dobbiamo anche cercare di capire le ONG, perché questo è un passaggio fondamentale. Alcune ONG sono perfette, rispondono naturalmente ai criteri e anche alle autorità protese naturalmente in questo, altre no.